called out to our country. È l'ultimo pomeriggio. Mancano ormai poche ore al tragico appuntamento con la morte. Ma Dodi sembra sempre più impegnato in progetti e proposte per il futuro. Solo sogni? Ed è l'unico a desiderare una vita insieme? Oppure anche Diana comincia a immaginare qualcosa di diverso da una semplice avventura estiva? Non lo sapremo mai. Comunque, i due innamorati più inseguiti del mondo sono finalmente a Parigi e visitano l'elegante villa al Bois de Boulogne, residenza del duca e della duchessa di Windsor, poi acquisita dal padre di Dodi, Mohamed Al-Fayed, il magnate egiziano proprietario dei famosi magazzini Harrods. Un sopralluogo breve e segreto, in cui Diana e Dodi progettano come arredarla, sotto lo sguardo attento di Gregory Martin, l'ex maggiordomo dei Windsor, che ancora abita e sorveglia la villa. In effetti sono venuti qui e hanno passato circa un'ora. Hanno visitato tutta la casa. Erano molto felici, a quanto sembrava. Hanno visitato persino il canile. Tutto indicava che volevano venire ad abitare qui. Dopo la visita alla villa dei Windsor, è la volta del prestigioso Hotel Ritz, altro tesoro di proprietà della famiglia Fayed, dove Diana e Dodi entrano da un ingresso di servizio per evitare gli onnipresenti giornalisti e fotografi. Qui Diana si rilassa, affidandosi alle cure di un parrucchiere, mentre Dodi attraversa la piazza e si reca dal gioielliere dei sogni, Alberto Repossi, per scegliere l'anello da regalare alla sua principessa. Forse proprio quella sera le avrebbe chiesto di sposarlo. Era un anello di fidanzamento, comunque anche i nostri dipendenti l'hanno confermato a Scotland Yard, perché chiesero chi aveva scritto le ricevute dove c'era scritto un anello di fidanzamento, e questi hanno detto: ma noi lo sapevamo tutti. Ricevetti una chiamata direttamente da Dodi Al-Fayed, che mi pregò di consegnarglielo a fine agosto, perché loro inizi di settembre. Testualmente mi disse: lo dobbiamo annunciare il nostro fidanzamento.